Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al Cletoland Park 2019 in compagnia di Gisa Guidoccio, che ha scritto e presentato poco fa il libro Il Pirata Lord Coraggio, alla quale chiediamo innanzitutto da quale, diciamo, fantasia è nata questa fiaba e perché appunto ha scritto questo libro. Innanzitutto è nata da una necessità più che una fantasia, che era quella di far addormentare mia figlia. E poi dettata dai diversi messaggi che voglio dare a tutti i lettori, i messaggi dell'umanità, diciamo così, va? Io ho letto il libro ovviamente perché l'abbiamo presentato e allora vi anticipo semplicemente due cose. Si parla di ecologia, si parla di arcobaleno, si parla di uguaglianza, si parla anche di rispetto per la persona, si parla del cattivo e del buono, non vi dico ovviamente come finisce, però è una fiaba da leggere ai bambini, ma questa fiaba potrebbe essere letta tranquillamente agli adulti, tant'è che abbiamo fatto in modo che dei bambini, un bambino, leggesse questa fiaba. Noi ci si trova ormai in un mondo dove i bambini sono sempre davanti alla TV. Bisogna riprendere, secondo me, il fatto di prendere un po' di tempo, togliere del tempo a se stessi per dedicarlo ai propri figli, perché comunque non è un tempo che si toglie, ma un tempo che si aggiunge. Certo, è un tempo che si aggiunge e soprattutto che è un tempo che non si perde, perché dedicarsi alla lettura serve per far aprire un mondo diverso nelle menti dei bambini. È troppo facile accendere la televisione, uno smartphone, un tablet e vedere dei messaggi che sono già stati preconfezionati da altri. Leggere un libro, un buon libro con delle belle illustrazioni come in questo caso, significa riuscire a far aprire la mente dei bambini e, perché no, farli sognare, sognare all'infinito. Ultima domanda, so che comunque hai detto una cosa prima molto bella, ovvero il profumo del libro, e che comunque c'è un progetto che tu hai fatto a che fare proprio con la lettura e con i libri. Esatto, il progetto era il piacere della lettura ed era dedicato appunto alla lettura di diversi testi, tra cui anche il Pirata Lord Coraggio, ed era mirato proprio alla rieducazione alla lettura. Quindi io il messaggio che ho voluto dare era quello di amare il libro e imparare ad annusarlo, fare la differenza tra il profumo di un libro e il profumo di un tablet, e quindi innamorarsi del profumo di un buon libro e salutare, secondo me. Quindi a questo punto non vi resta che acquistare il libro Lord Coraggio, scritto da, anzi il Pirata Lord Coraggio, scritto da Gisa Guidoccio. Lo potete trovare tranquillamente su Amazon, su internet, o comunque contattare direttamente l'autrice. Troverete sicuramente sui social, su Facebook, e magari, non lo so, chiederle di fare una presentazione nelle scuole, in qualunque posto voi vogliate, giusto Gisa? Giusto, anche perché la presentazione non è una presentazione classica di un libro, diciamo, statica, ma comprende anche uno spettacolo per bambini, quindi c'è la musica, c'è anche il mago che fa i suoi giochi di prestigio, e quindi è una bella presentazione, è uno spettacolino che include sia il libro che, diciamo, la magia, mettiamola così. Bene, Cletoland Park 2019, Riccardo Cristiano, Liberi TV. Ci vediamo presto.